giro io la bottiglia? Sì! Un momento! Qui manca qualcuno! Ho capito chi è! È il solito secchione! Si può sapere che cosa fai qui? Robby, stavo finendo di studiare. Studiare? Ma è ricreazione! Devi giocare assieme a noi! Ma io gioco studiando, mi diverto tantissimo! Guarda che non era una richiesta, era una affermazione! Devi venire con me! Aia. Ok, ora giro davvero la bottiglia! Sono uscito io! Beh, allora Matti, dovrai pescare un bigliettino! Ok, è il momento. Giriamo e voilà! Bigliettino per me, speriamo non sia qualcosa di brutto. Che cos'è? Sei mai stato innamorato di Samantha? Ecco, beh... No, assolutamente no. Non mi sembri molto sincero, Matti. Ma farò finta di crederti. Tocca a me. Togli quelle mani, dopo Ninna vengo io. No, ragazzi, dai, io non l'ho mai fatto. Fate girare anche a me. Ma no, ragazzi, tocca a me. Adesso giro io la bottiglia. Aspettate, ragazzi, sta per finire la ricreazione. Dovremmo mangiare, studiare o al massimo fare attività ricreative. Non siete d'accordo con me? Non è molto più eccitante? E dai, Pippo, non fare il secchione guastafeste. Basta, non lo sopporto più. Ragazzi, tranquilli, ci penso io. Robby, sei venuto a studiare con me? Lo sai che ho studiato un modo per farti stare zitto? Guarda qui. Potrebbe essere molto pericoloso. Bravo, ora stai qui e gioca con noi. Uffa. Pippo, tranquillo, ora ti faccio bello. Ecco qua. Questa volta la giro io la bottiglia! Ragazzi, non posso fare questo obbligo! Ma che significa? Tutti possono fare gli obblighi! Dammi quanta! Vediamo... Travestiti da dinosauro e aspetta che arrivi la maestra! Non lo voglio fare! Devi farlo! Oh, Obi! Sono Panella! Tornate a posto! Togliete la bottiglia! Maestra, vede Danny? È finita! L'avevo detto, ecco! No, maestra, quello è il mio libro! È il mio libro! Tranquilla, Ninna. Dopo andiamo in libreria e compriamo Emergenza Colori, il libro di Ninna e Matti. Cosa hai detto? Andate a comprare il libro? Vengo anch'io. Ok. Salve, maestra! Finalmente sono andata da Panella! Ora possiamo tornare a giocare al gioco della bottiglia, venite! Bottiglia! Eccola qui! Dai su, voglio girare io la bottiglia! Sono uscito proprio io, sì! Vieni, Dani, pesca il bigliettino! Grazie! Oh, sono troppo curiosa, chissà cosa mi uscirà! Eccolo qui! Dai, un bacio a Marco! Ma io non posso baciare una persona che non è popolare! No, non esiste, non lo farò! Però, se non lo faccio, perderò il gioco della bottiglia! Oh, uffa! E dai, Dani, adesso mi devi dare proprio un bel bacio!
bacino. No, Marco, qui no. Ci vediamo nel ripostiglio. Che bello finalmente ricevere un bacio. È dalla più popolare della scuola. Dani, sei sicura che vuoi baciare Marco? Non esiste. Lo bacerà lei al posto mio. Sì, effettivamente vi assomigliate. Beh, sì. Sono così emozionato. Cosa le posso dire? Ciao, Dani, questi fiori sono per te. No, non va bene. Oh, ci picchia, ci picchia. Marco, chiudi gli occhi. Sì, Dani. Un bacio a una ragazza popolare. Direi che possiamo continuare a giocare. Ora voglio proprio girare io la bottiglia. Ti piacerebbe? Tocca a me girarla. Tranquillo Pippo, girerai dopo la bottiglia. Va bene, grazie Ninna. State attenti perché ora girerò fortissimo. Sono uscito io. Tieni. Bigliettino, bigliettino. Oh, eccolo qui. Tutto per me. Imita la maestra. Troppo facile per me. Buongiorno alunni. Benvenuti nella mia nuova lezione. Oggi matematica. 2 più 2 uguale 4. Va bene, adesso interrogo. Chi vuole venire interrogato? C'è qualche volontario? Nessuno ha studiato? Allora dovete vergognarvi, capito? E anche tu. Salve maestra. Io non ho fatto niente. Era solo un gioco. Vabbè ragazzi, continuiamo senza matti. Va bene, ora è il mio turno di girare la bottiglia, che bello! Matti? Ho preso una nota! Ed è tutta colpa vostra, ecco! Vabbè Matti, non ti preoccupare, io sono un esperto! Non significa niente non ci pensare! Anzi, adesso giochiamo! Oh no, sono uscito io! Speriamo che non mi venga detto niente di pericoloso! Dai, su, Pippo, non fare così! Però magari esce, studia tutto il tempo matematica o finisci i compiti! Speriamo! Non credo! Vediamo! Oh no, ammanettati col bullo! Vedi Robby, io non ho assolutamente niente contro di te, però questa cosa non la possiamo fare! Non è igienica, potrebbe essere pericoloso! Lo abbiamo già fatto. Oh, no. Bisogna sempre rispettare quello che esce dal gioco della bottiglia. Quindi adesso starei con me per un bel po'. Va bene, magari possiamo divertirci. Vogliamo andare a studiare qualcosa, che dici? No, è arrivato il momento del pipistop. Andiamo. Pipistop, no, aspetta. Robby, ma quanto ci metti? Su! Che situazione spiacevole! Ci vuole il tempo che ci vuole! Ma dobbiamo tornare in classe! Oh, ecco fatto, quante storie! Andiamo! Aspetta, Robby! Ti devi lavare le mani prima, così è disgustoso! No, va bene così! Che schifo! Dove sono gli altri? Voglio girare la bottiglia! Eccoli! Brigatevi, dai! È il mio turno! Pronti? Sì. 1, 2, 3. Falzacchiotti, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale di Ninna e Matti, perché un nuovo obbligo sta per uscire. Non so se avere paura o essere felice. Però, vabbè. Vediamo un po'. Fai vedere il tuo diario a tutti, ok? Semplice, questo è il mio diario e dentro, bam, ci sono scritti solo i compiti. E poi? E poi basta, che cosa ci deve essere? Questa cos'è? Quello viene nel... è un segreto, cioè nel senso... Chi è questo ragazzo? Lo riconosci? No, non lo riconosco, cioè... No. Ma Matti, come chi è? È Charles Leclerc, hai ottimi gusti. Ma che cosa state dicendo voi? Tu cosa hai da dire, Dani? Così male! Ehi, è mio! No, ti volevo dire, è... Tuo? No, no! È tuo? Io non ci posso credere! Tu sei abbracciato a un altro ragazzo e quel ragazzo non sono io! Anche a me piace Leclerc, è il mio pilota preferito! Vabbè, di questo ne parliamo dopo. Continuiamo a giocare, va? Giro io! Allora, una,
spinta e via! Oh, sono uscito io! Bigliettino verità! Con chi ti sposeresti? Facile, anche troppo! Dua Lipa! Cosa? Io non ho detto che mi sposerei con Charles Leclerc! Sì, certo, come no! Io invece sì, problemi? Sì, c'è un problema perché io e te siamo fidanzati, quindi dovrei... Ragazzi, continuiamo il gioco, la ricreazione non dura all'infinito, poi torna la maestra e non possiamo più giocare, quindi continuiamo. Tocca di nuovo a me. Scappa dalla maestra cattiva! Ma non esiste la maestra cattiva! No, infatti, ma che significa? Impossibile. Ragazzi, scappiamo!